Bella ragazzi, benvenuti nella mod Vita da Gangster. Questo è un episodio speciale, un episodio particolare, perché cercheremo di scoprire la verità sui nostri genitori. Allora, come sapete, Franklin, nella mia serie, è stato adottato dalla zia all'età di 10 anni e da allora non abbiamo più notizie dei nostri genitori. Quindi ho voglia di andare fino in fondo, scoprire dove vivono e soprattutto sapere cosa fanno nella vita. Quindi dai, saliamo in macchina e andiamo dalla zia di Franklin, vediamo se ha qualcosa da dirci. Comunque, arrivederci Families, io oggi non lavoro, non sono un boss, sono alla ricerca dei miei genitori. Allora, normalmente la zia di Franklin dovrebbe stare in questa via. Ok, giriamo. Benissimo. Ok, eccola, eccola. Ok, parcheggiamo la macchina qui. Uè, zia, come stai? Come va? Volevo dirti che non sono qui per chiedere soldi, per chiedere favori o altro. Sono qui per una cosa importante. Allora, partiamo dal fatto che io so benissimo che sono stato adottato da te a 10 anni. Ma ora ho voglia di sapere qualcosa in più sui miei genitori. Tu mi devi aiutare, zia, non devi dire di no, perché comunque io devo sapere chi sono i miei genitori. Sinceramente, non so neanche come sono fatti. Quindi ti prego, zia, per favore, te lo chiedo in ginocchio. Lo so, io ho fatto sempre cazzate, mi conosci, io lavoro lì, sono il boss The Families, ma questa volta sono una persona normale in cerca dei suoi veri genitori. Quindi per favore, zia, accompagnami da loro, smetti di fumare e andiamo. Ok. Aspettiamo ragazzi, vediamo un attimo la zia di Franklin cosa decide, perché veramente io ho voglia di fare tante domande ai miei genitori, ragazzi. Voglio fargli sapere cosa faccio. Ovviamente, raga, non gli dirò che io sono un boss, poi vi spiego il perché. Bene, ragazzi, la zia di Franklin ha detto che ci può accompagnare, quindi perfetto, dai, saliamo in macchina. Vieni, zia, vieni. Ok, lei mi ha detto, ragazzi, che i miei genitori dovrebbero vivere in questa zona, nei pressi di, vediamo un po', Palito, se non sbaglio. Sì, ragazzi, nei pressi di Palito Bay. Ok, ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti a scoprire chi sono i nostri genitori. Noi non è che non lo sappiamo chi sono, ma dopo 20 anni, ragazzi, ovviamente, diciamo, le persone cambiano, quindi non sappiamo come sono fatti, ecco. Comunque, dai, zia, mettiamoci in viaggio 10 km di strada. Vabbè, ovviamente, essendo vita da gangster, non devo rispettare niente. Poi la zia, ragazzi, ci conosce, sa cosa facciamo, quindi lei è d'accordo. Perfetto, dai, prendiamo l'autostrada e vi racconto un po' di cose, dai. E diciamo che Franklin, durante questi anni, è sempre andato avanti giorno per giorno nella sua vita. Non ha mai fatto domande sui suoi genitori. Ma questa volta credo che sia arrivata l'ora di scoprire chi sono, ragazzi, perché diciamo dobbiamo saperlo, non possiamo non saperlo, ecco, sono i nostri genitori, sangue del nostro sangue, quindi dobbiamo capire, dobbiamo capire. E poi un'altra cosa, come vedete ho preso la Range Rover, una macchina tranquilla, perché il padre, ragazzi, diciamo la famiglia, la mamma e il padre non sanno che Franklin è un boss, quindi se riusciremo ad incontrarli, gli diremo che comunque noi siamo degli operai, prendiamo all'incirca 1200-1500 dollari al mese e quindi non possiamo dirgli che siamo dei criminali perché loro decisero di lasciarci a nostra zia perché, diciamo, per avere un futuro migliore, per farci studiare, per farci fare tante cose, quindi diciamo non possiamo dargli questo dispiacere dicendogli che siamo comunque dei boss, dei criminali, quindi ragazzi non dobbiamo dire niente, perché potevo venire con la Lamborghini, con la Ferrari, con la Porsche, ma secondo me
con la Range Rover è meglio, ragazzi. Almeno, diciamo, è una macchina sì, costosa, ma più o meno si può comprare, ecco, anche nella realtà. Niente, vediamo un po' come va questo incontro. Sono un po' ansioso, ragazzi, perché certo, dopo 20 anni è difficile riallacciare i rapporti, ecco. Perché anche loro non si sono mai fatti sentire, non hanno mai fatto una chiamata, niente di niente, ragazzi, niente di niente. Quindi è un po' brutto. Spero che questa storia avrà un lieto fine, perché per il momento, ragazzi, diciamo, è una situazione in stallo. Quindi sì, siamo contenti di andare, ma allo stesso tempo siamo incazzati. Siamo incazzati dentro perché non abbiamo mai ricevuto un regalo per i compleanni, mai un augurio. Niente, ragazzi, niente di niente. Quindi un po' siamo incazzati, però vabbè, dai. Vediamo un po'. Vai, Range Rover, vai, corri, corri come un razzo. Vediamo anche gli interni. Oh, zia, tutto a posto. La zia di Franklin, ragazzi, è un po' fumata. Vai, corri, corri. Lo so, vi ho detto tante cose, ragazzi, ma dovevo parlare perché devo spiegarvi bene questa storia. E niente, poi nei prossimi giorni vedremo quel fatto del, diciamo, di Jimmy De Santa, no? Ho in mente una cosa pazzesca, ragazzi, una cosa drammatica, ecco. Vi faccio questo piccolo spoiler, quindi è una storia drammatica. Poi vedrete, ragazzi, è da Oscar quella storia che diciamo che porterò in quel video, nel prossimo video. Ok. Allora, vabbè, se questa è una macchina adatta a fare queste cose, dovrebbe farlo. Mamma mia, ragazzi, cos'è qua? Senza fare graffi e niente, eh? Allora, vediamo un po' dove sono, ragazzi. Ci stiamo avvicinando, vediamo un po' dove sono. Mia zia ha detto che dovrebbero stare in questa zona. Non mi ricordo bene, ma dovrebbero stare qui, ragazzi, vediamo. Cioè, vabbè, poi questo l'ha detto mia zia. Mia zia è scema. Vabbè, noi cerchiamo, cerchiamo, ragazzi. Dobbiamo cercare, dobbiamo capire. Zia, zia, sono quelli. Ragazzi, ragazzi, sono quelli i nostri genitori. Quelli lì che stanno lavorando lì in quella serra. Oh mio Dio, ragazzi, io ho paura di andare. Facciamo una cosa, noi adesso andiamo lì, non ci fermiamo perché voglio prima osservare. Loro ovviamente non sanno come sono fatto. Quindi passiamo un attimo ad osservare, vediamo un attimo come sono fatti dopo 20 anni. Oddio, ragazzi, quello è il padre e quella è la madre. Oddio, dopo 20 anni, ragazzi, dopo 20 anni. Oddio. Vabbè, ragazzi, mi sa che dobbiamo scendere. Per forza, io, diciamo, non so che dire, non so che dire. Scendi, zia, parla tu, parla tu. Io non so che dire. Parla tu. Non mi far andare avanti a me. Vai tu avanti. Oh, ma che dobbiamo giocare qua? Oddio. Oddio, oddio. Ragazzi, questi sono i nostri genitori. Questa è nostra madre e questo è il padre, eccolo. Ciao papà, ciao mamma. Lo
lo so, anch'io sono rimasto un po' sbalordito, ecco. Infatti mi batte forte il cuore, credetemi. Sono un po' imbarazzato. Oddio, oddio. Papà, che fai? E tu, mamma? Ragazzi, mo facciamo una cosa, facciamo una passeggiatina con loro e cerchiamo un attimo di fargli qualche domanda, cerchiamo di dirgli cosa facciamo noi tutti i giorni, ecco, ovviamente non gli diciamo che siamo dei boss, eh. Questo no, vi faccio vedere un po' come sono fatti. Beh, devo dire che comunque abbiamo una bella famiglia, ragazzi. Dai, papà, facciamo un giro che ho voglia di dirti tantissime cose. Ah, come vedi, quella è la mia macchina, una Range Rover E 2000 di cilindrata, 120 cavalli. Vabbè, mi ricordo che tu eri fissato con le macchine, quindi per questo che te l'ho detto. Allora, volevo dirti che io, diciamo, circa 10 anni fa, ho trovato lavoro nella fabbrica, non so se ti ricordi, quella fabbrica dove si produce ferro. Ecco, io adesso sono un operaio di quella fabbrica. Prendo circa 1500 dollari al mese, ma diciamo che bene o male qualche sfizio me lo faccio passare, ecco. Poi, mamma, papà, non so se vi ricordate di Tiffany. Ve la ricordate? Tiffany, quella ragazzina che veniva sempre da noi per fare i compiti. Ve la ricordate? Indovinate un po'. Indovinate un po'. Siamo sposati. Siamo sposati, io e Tiffany. Quindi, cioè, se vi ricordate, Tiffany era una ragazzina ribelle. Ma devo dire che ora è diventata, diciamo, una persona, una donna matura. Quindi, diciamo, non fa più quelle cazzate di una volta. Sì, abita sempre nel quartiere dei Families, ma diciamo non fa niente, papà, non fa niente. Non pensate male, anche tua mamma, non pensate male, ok? E poi niente, papà, non so che dirti, non so che dirti. Io ho capito, diciamo, sono un po' arrabbiato, ma so anche che tu lo hai fatto per me, nel senso di darmi in adozione alla zia. Lo so che l'avete fatto per me. Però in tutti questi anni mi aspettavo almeno una chiamata, non dico di, diciamo, un incontro, almeno una chiamata. Non so perché vi siete comportati così. Ovviamente ora non fa niente, non ci pensiamo, siamo qui e sono contento di questo, sono contento. Voi che mi dite? Lavorate qui nei campi? Ragazzi, diciamo, è brutto perché io, diciamo, posso dargli tantissimi soldi. Tanti soldi, ma non posso, non posso. Comunque niente, mamma, papà. Io con la zia sto bene. Ovviamente io non vivo più con lei, ma mi sono sempre trovato bene. Lei non mi ha fatto mai mancare niente. È un po' una rompipalle, ma ci sta, ci sta. Sappiamo com'è fatta la zia. Comunque, papà, io sono venuto e diciamo, se non venivo io, tu quando venivi, mai, mai. Quindi cerchiamo un attimo di stare più vicini, ok? Quindi durante le festività, che ne so, Natale, Pasqua, eccetera, cerchiamo di stare insieme, come una vera famiglia. Sono cresciuto, non vi preoccupate, non vi chiedo soldi, non vi chiedo niente. Vi chiedo solo di stare vicini, vicini, ecco, come una vera famiglia, come delle persone che si vogliono bene. Quindi cerchiamo di recuperare il tempo perso, ok? Cerchiamo di recuperare il tempo perso. Che ne dite? Lo so, vi vedo un po' straniti. Dovete dire sì, perché è una cosa bella, ci siamo rincontrati. Vedete, sono sempre io, Franklin. Vabbè, ragazzi, ho lasciato un po' mamma e la zia insieme, quindi ora facciamo un giretto con il padre di Franklin, vabbè, con nostro padre.
Dai papà, vieni che ti faccio vedere questa macchina che non hai mai visto. Questa è una Range Rover, guarda un po' gli interni. Il top. Vabbè, ovviamente questa qui è a rate, papà, non è che l'ho pagata in contanti. Comunque, dai, portiamo a fare un giretto. Ma papà, questo è un episodio che andava fatto, ecco. Volevo incontrare i miei genitori. Non sapevo cosa dire, però comunque le cose che ho detto mi sono venute dal profondo del cuore, quindi sono state parole sincere, ecco. E spero che loro apprezzano e soprattutto che da ora in poi cambieranno comportamento, nel senso che mi verranno a trovare. Non so, questo ragazzi, io voglio solo questo. Non voglio soldi, non voglio niente. Quindi ragazzi, io voglio solo un padre e una madre, ecco, come tutti. Benissimo. Dai papà, ti riaccompagno, lo so che voi dovete lavorare. Ti faccio vedere un po' di off-road. Vediamo se posso. Ok. Che dire, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ovviamente nel prossimo episodio vedremo il caso Jimmy De Santa. Vabbè ragazzi, dai, grazie a tutti e bye bye.